Buonasera ragazzi, amici del canale. Allora, sempre sulla crisi di governo, sempre sulle... Si sono avviate oggi le consultazioni al Quirinale. Oggi è stata la volta dei presidenti delle camere, di qualche partitucolo che vale poco meno di zero, di Leu, il quale si è subito dichiarato disponibile a fare il governo con i 5 Stelle. Governo che secondo me è ben lungi da essere varato, anche perché vi sono divisioni sia nel Partito Democratico, il quale il Partito Democratico ha varato un documento articolato su 5 punti che sembrano quasi fatti apposta per far sì che questo accordo non giunga. Non so sinceramente come la pensino da quelle parti, ma a quanto pare sembra che il nuovo segretario, la linea del nuovo segretario abbia prevalso. Chiaramente a me non me ne frega niente, Zingaretti sarà anche una brava persona, ma per quel che mi riguarda, il PD più lontano sta dal potere, meglio è per tutti. Questo è il mio pensiero. Mutismo assoluto nei 5 Stelle. Ha parlato il ministro Trenta, che ha risposto a Salvini. Ritenendolo inqualificabile, dolendosi delle dichiarazioni fatte dal leghista. Tutta questa indignazione postuma, io sinceramente anche un po' stancato. Secondo me si vuole sfruttare la scia mediatica del discorso fatto da Conte per poter giustamente per poter accrescere i propri consensi, sfruttando la scia come in Formula 1, sfruttando la scia di quello che è il leader Conte, diciamo. Sinceramente a me queste epistolari, questi scambi epistolari sul web hanno un po' stancato, hanno anche un po' rotto il cazzo. Non sono un bene per il paese. Chiaramente il fatto che a quanto pare si sia allentata la morsa del Ministero della Difesa sull'immigrazione clandestina fa un po' pensare. E Salvini continua a parlare di inciucio, di inciucio che era già pronto, magari. A mente fredda, io voglio essere sincero, io sinceramente penso che se inciucio c'è stato, e c'è stato, contatti ci sono stati, secondo me... gli hanno caldeggiati una minoranza del Movimento 5 Stelle, secondo me, e più qualche tecnico che c'era al governo. Ricordate che il signor Moavero Milanesi, colui che doveva fare accordi per i rimpatri, che ne dicano le cazzate, che i rimpatri non li fa il Ministero dell'Interno, li fa il Ministro dell'Interno, cura la parte operativa, ma gli accordi con gli altri stati li piglia il Ministero della Difesa e il Ministero degli Esteri, che a quanto pare hanno dormito su quattro guanciali, a quanto pare, non so se in buona o cattiva fede. Giustamente, come diceva Claudio Borghi e anche Bagnai, i problemi più che i 5 Stelle li hanno creati i tecnici, e qualcuno dei 5 Stelle, chiaramente l'ala più a sinistra dei 5 Stelle, che sinceramente... Sì, è vero, io più volte ribadisco, loro non hanno una vera e propria linea politica, non hanno questa spiccata personalità per avere una linea politica. Forse l'unico che ce l'ha è proprio quello che non si è candidato, ed è Alessandro Di Battista. L'altro potrebbe essere Gianluigi Paragone. Questi, diciamo, sono gli unici veri leader, esperti in chi comunicazione, chi ha un carisma innato come Alessandro Di Battista, chi ha esperienza come Gianluigi Paragone, ma
Di Maio, sinceramente, tutto sommato è un bravo ragazzo. E si fa troppo influenzare, si fanno troppo influenzare, lo ripeterò fino alla noia, si fanno troppo influenzare da quel cazzo di giornale. Perché Di Maio non è un cattivo ragazzo, io ho visto un Di Maio sinceramente dispiaciuto. E ripeto, quel che ha detto Conte, che ho detto ieri, date retta troppo ai sondaggi negativi, ai titoli di giornale, secondo me. Ora, io non è che ce l'ho. Fate mente locale, in questi anni cosa dicevano il Movimento 5 Stelle della stampa? Tutta venduta tranne uno. Ergo, per titoli di giornale, il buon Giuseppe Conte credo che si riferisca all'unico quotidiano che i grillini leggono e rispettano, perché secondo loro gli altri sono tutti venduti. Oddio, hanno, nella maggior parte dei casi, hanno straragione. Solo che tra i venduti io ci metto anche il loro giornale. Un giorno scopriremo il quanto e come si è venduto a chi sappiamo. Comunque, diceva Pasolini, io so ma non ho le prove. Diceva Pasolini, e Pasolini non era uno stupido. E niente. Non ce lo vedo sinceramente Di Maio inciuciare col PD da mesi, non ce lo vedo, più che altro lo vedo condizionato, come ha detto Giuseppe Conte, dai titoli di quel giornale là, è Siri, è Arata, è quello, è quell'altro. Si ha come l'impressione, anche sulla vicenda di Ciotti, sulla quale Di Maio a denti stretti ha fatto una mezza missione, questa indagine mi sembra strana. Si ha quasi paura che Di Maio, sì, che è ingenuo ma è un ragazzo intelligente, abbia paura a contraddire quel cazzo di direttore. Abbiano paura a contraddire quel quotidiano. Io ho proprio questa impressione. Per il resto non lo so, non lo so ragazzi, io vorrei tornare a mente fredda su quello che è successo anche ieri. Sì, è vero, Salvini, io l'ho detto, troppe volte ha ecceduto, troppe volte, ma ribadisco ancora una volta, sono atteggiamenti più discutibili che dannosi. E la rampognata di Conte in gran parte diciamo che se l'è meritata. Sul resto ci metto un pizzico di malafede. Ci vedo un pizzico di malafede. Sì, grande discorso l'hanno fatto passare. Io non ci ho visto nulla di nuovo, sinceramente. Sì, ho visto rimproveri anche giusti, ma non ci ho visto nulla di nuovo. Se prendi le prime pagine di Repubblica, del Corriere, del Fatto, è da mesi che dicono la stessa cosa, quindi Conte, al fin dei conti, stringi, stringi, non ci ha detto nulla di nuovo. E vedi questo entusiasmo perché il gusto di vedere bastonare Salvini, ma questo entusiasmo fra 3 giorni si spegnerà. Dalle mie parti si dice il morto 3 giorni si piange. Questo entusiasmo, passato l'entusiasmo, poi sarà il turno di vedere i fatti. E i fatti ci dicono che abbiamo due forze politiche che i giornali caldeggiano, gran parte dell'informazione caldeggia affinché si mettano insieme a facciano un governo, ma che al loro interno sono non divisi, di più. Cioè abbiamo il PD che nella direzione nazionale, la linea Zingaretti è prevalsa, però c'è un piccolo particolare, che la maggioranza in Parlamento è stradominata dai renziani. E questo non è un particolare da niente. Ora bisogna vedere. E poi ci sono sti 5 punti, che i grillini secondo me faranno molta fatica ad accettare. Non perché non ne siano convinti, per carità di Dio, ma sarebbe sconfessare troppe cose. Troppe cose. E purtroppo viviamo un periodo dove una volta
te la cavavi dicendo Berlusconi ha rubato, te la cavavi quello è indagato, quello è sotto inchiesta, quello è sotto processo. Ma purtroppo dopo 27 anni, dopo che è successo a Craxi, Andreotti, a Berlusconi e ora a Salvini, da un anno a questa parte, l'agenda inizia a fare 2 più 2 e il tema dei processi, quello indagato e quello non indagato, guardando che c'è una parte politica che ripeterò fino alla noia, questo concetto, che c'è una parte politica che dal 1992, salvo rarissimi casi di qualche sfigato a livello locale, la fa sistematicamente franca. Ricordatevi che l'onda di Tangentopoli iniziò ad arrestarsi quando? Quando Di Pietro, era l'estate del 93, mise sotto un durissimo interrogatorio Prodi. Dopo quell'interrogatorio intervenne niente poco di meno che Oscar Luigi Scalfaro a rampognare i magistrati del pool milanese, fino al giorno prima eroi nazionali. Allora, e con il mancato arresto e con la prescrizione di De Benedetti, fu allora che Tangentopoli cominciò pian piano a scemare, fino a colpire sistematicamente Forza Italia, Alleanza Nazionale, la Lega, lasciando sistematicamente da parte gli altri. Allora, finché c'è stato Berlusconi, il paraocchi ideologici, i paraocchi da tifo, da ultras, dicevano: ma lui ha rubato. Una volta via Berlusconi, amici miei, sono successe molte cose. La gente ha cominciato a rendersi conto che questi qua al governo ci vanno o per manovre di palazzo, o non conosco altri. Sì, voi mi direte, avevano vinto 2 volte le elezioni con Prodi. Sì, la prima volta la Lega non era col centrodestra. La seconda volta per 24.000 voti. Tra l'altro, del computo dei voti presero anche meno voti, se non sbaglio. Presero anche meno voti. Voti, un po' come è successo, come la Clinton a Trump. Tra l'altro, furono le elezioni, quelle 2006, della lunga notte di Napoli, che i risultati non arrivavano mai. E ricordate che la Casa delle Libertà era in testa a Camera al Senato. Io non penso male, però la tentazione c'è. Ritornando ai giorni nostri, sta cosa della giustizia, oramai quasi non attacca più, anche la storia dei 49 milioni della Lega è una pagliacciata, è un sequestro preventivo, un sequestro, come dire, è una buffonata, perché il mal tolto, se si hanno 2 milioni, il mal tolto. Fra sanzioni e cose, 10, 15, 20, ma 49 milioni onestamente mi sembra una pagliacciata. E poi io vedo molta ignoranza. Questi 27 anni hanno sostituito la responsabilità personale penale in responsabilità di partito, cioè se ruba uno rubano tutti, così ragionano certi deficienti. Tanti deficienti che votano dall'altro lato. 49 milioni, 49 milioni, 49 milioni, 49 milioni. Ecco, oggi, fosse vivo Aldo Moro, sarebbe passato per esponente leader di un partito amico della mafia, come ci è passato Andreotti, o della P2, o di Gladio, come Andreotti, come Cossiga. Che Moro morto, è facile portarlo dalla propria parte. Moro ancora vivo, eh? C'è un film degli anni 70, poco prima della strage di Via Fani, prodotto da dei giornalisti, tra cui c'era un tale Antonio Padellaro, ex primo direttore del Fatto Quotidiano, che mostra Moro curvo, come dire, la fragilità del potere democristiano. Ecco, morto Moro è diventato santo. Ecco, questa ipocrisia messa sul cazzo. Questo per dirvi chi è la sinistra in Italia, cos'è la sinistra in Italia, cosa sono certi giornalisti, cos'è questa stampa veramente di regime e cos'è, per non parlare della magistratura. Ecco, io ho adottato una nuova linea e ci ho fatto discussione anche su un po' su Facebook. Quando qualcuno mi dice tu voti quello che è indagato, tu voti quello che è condannato, sapete cosa ci rispondo io? E sti cazzi.
E chi se ne frega? E sti cazzi. Comincerò a ragionare come voi dal momento in cui vedo due pesi, stessa misura, non due pesi, due misure. E chi nega questo, o è scemo o è in malafede. Perché è evidente, è evidentissimo. Basta pensare al padrone, al vero e proprio padrone del centro-sinistra italiano, il padrone del Partito di Repubblica, tal De Benedetti. Per carità di Dio, io non ho prove, non posso dire nulla, però questo qua è stato in mezzo a questioni come il Banco Ambrosiano, la SME, Tangentopoli, la storia di Ivrea, le telescriventi truccate e le informazioni sulle banche avute da Renzi. Possibile, è stato sempre indagato per queste cose qua. Possibile che questo qua è risultato sempre innocente? Tutti stronzi i PM che l'hanno indagato? È questo che ti mette i dubbi in testa, non altro. Allora, o archivi subito, ma se lo indaghi, qualcosa deve aver trovato il cristiano del PM, qualcosa deve aver trovato. Può sbagliare una volta, due volte, tre, due volte, ma non sempre. Chiaro? Ecco perché la scusa della giustizia non attacca più. Per il resto adesso vedremo un po' come andranno a finire le cose. Certo, non so cosa succederà domani. Ci sono sì le consultazioni, ma c'è la votazione alla Camera sul taglio ai parlamentari. Domani, secondo me, alla Camera capiremo tante cose. Capiremo tante cose. Potremmo capire tutto come potremmo non capire nulla. Certo che i 5 pudini Zingaretti fanno pensare. Democrazia rappresentativa, cosa vuole dire? Lo so. Ripeti, i 5 Stelle sono, sì, hanno dichiarato che sono un monolite, ma secondo me sono una distesa di ciottoli, altro che monolite. Sono frantumati. Secondo me la butto lì, butto un 20% governo con la sinistra, ma che se anche si fa durerà pochissimo, ne sono convinto. Un 50% elezioni e un 30% un ricucire con la Lega. Io fossi Salvini, amico mio, quando si fanno le cazzate, perché la cazzata l'hai fatta, parliamoci chiaro. Sì, c'erano questi problemi. Fai come ha fatto Di Maio, vai da Vespa e fai casino, ma non che fai cadere il governo. Fai come ha fatto Di Maio. Molte volte, sul caso Arata, sulla Manina, sul caso Siri, fai come ha fatto Di Maio, non che fai cadere il governo. Questo è quanto. Per il resto, lo spettacolo è stato poco edificante. Stavo dicendo, fossi in Salvini io farei questo. Un governo senza di me. Lo avevo già detto. Lo avevo già detto. Un governo senza di me. Magari un ministero in più ai 5 Stelle. Possibilmente sfanculare la 30, che non è Toninelli. Toninelli in buona fede si vede. Toninelli a suo modo è coerente. La 30 no. La 30 è in fingarda. Per non dire altro, magari prenditi un ministero in meno, togliti di mezzo e in cambio ci chiedi con Conte, con Di Maio, Presidente del Consiglio, in cambio ci chiedi, ripeto, l'appoggio esterno di Fratelli d'Italia. Secondo me è un modo per salvare capra e cavoli, anche perché, parliamoci chiaro, la parte di sinistra del programma 5 Stelle in gran parte è fatta. Sì, c'è la riforma della giustizia. C'è la riforma della giustizia e, amico mio, votala. Se il prezzo di non votare questa riforma è rivedere di nuovo quelli là al governo, amico mio, votala e al limite quando ci vai da solo la cambi. Che cazzo ti devo dire? Questo è ciò che penso oggi della crisi di governo. Naturalmente
Ah, oggi c'è stato uno scazzo fra i miei due amici su Facebook sulla questione dei 5 Stelle, degli indagati, quello e quell'altro. Ecco, io ho adottato una linea che vale su Facebook, innanzitutto, perché i due che si sono presi sono anche due miei amici su Facebook e non voglio vedere amici che litigano, questo sia chiaro. Sia ad Alcide sia a Michele. Non voglio vedervi litigare se dovete essere miei amici. Appena vedo scazzi, vi cancello i commenti. Stessa cosa vale sul canale YouTube. È una cosa che ho detto dall'inizio. Va bene il dibattito, va bene il dibattito anche aspro, ma appena si inizia a trascendere sul personale con frasi tipo vergognati, tu sei un servo, tu sei ignorante, queste cose, andate fuori dai coglioni, sia che riguardi me, sia che riguardi gli iscritti al mio canale. Ok? A proposito, iscrivetevi al canale. Io torno a vedere la Champions. Ciao ciao.